anno in conclusione, un nuovo anno che sta per iniziare, c'è un filo di continuità che è l'impegno per questa città, per il territorio, ma l'ho anticipato, non solo. Assolutamente sì, poi oggi ci troviamo all'Innovation Center, che è una delle meraviglie che è stata fatta dalla fondazione, cioè un progetto al cui interno c'è l'Ecole 42, al cui interno ci sono tanti giovani che hanno delle start-up. E quindi credo che proprio il fine della fondazione sia quello di aiutare i giovani a trovare una loro strada, per non lasciarli in mezzo alla strada proprio e per dargli una prospettiva e un sogno futuro. E la fondazione su questo sicuramente c'è. Una dimensione culturale forte, una dimensione solidale molto forte. Assolutamente sì, nella vita ci sono le emergenze e i progetti a medio e lungo termine. Oggi credo che noi dobbiamo cominciare ad affrontare le emergenze, cioè la gente che non ce la fa, la gente che ha bisogno, dare priorità a quello e poi concentrarci anche su progetti come questo dell'Innovation Center che possano lasciare un segno sulla storia della città. Il suo primo proposito buono per l'anno nuovo? Innanzitutto è spendere bene i 37 milioni e mezzo che noi avremo e dare un reale beneficio all'economia della città con questi soldi.